Finale scoppiettante nella 99esima edizione del Giro dell'Emilia Granarolo, la classica di fine stagione organizzata dal GS Emilia di Adriano Amici. Ad attaccare durante l'ultima delle 5 spettacolari ascese al Colle di San Luca è il colombiano Esteban Chaves della Orica Bike Exchange. Chaves, già secondo quest'anno al Giro e terzo alla Vuelta, stacca il francese Romain Bardet e l'altro colombiano Rigoberto Urán. Esteban, che finale, durissimo, una vittoria straordinaria. Grazie mille, sì, è una salita veramente bella. Avevo fatto questa corsa 4 anni fa e mi ricordava com'era la salita, tutta la gente. È un ambiente bellissimo e speciale sempre per me vincere sulla Italia. Questa corsa ha un albo d'oro straordinario, qui hanno vinto tutti i più grandi campioni della storia. Che effetto ti fa vedere il tuo cognome? Grazie, ma non lo sapevo, adesso lo so e spero anche io qualche giorno essere un grande in tutta la storia del ciclismo.